Eccoci per la seconda intervista a Valerio Mattoli, che ci ha lasciati nella prima intervista parlando della sua esperienza, la prima esperienza lavorativa presso la Disney Company negli Stati Uniti. Ci siamo lasciati con il racconto di alcuni aneddoti, però è rimasta la curiosità anche nei lettori che hanno visionato il primo video e vorremmo farci raccontare, prima di passare al secondo step della carriera di Valerio, vorremmo farci raccontare ancora un paio di aneddoti su quel periodo, oserei dire, fantastico. Ciao a tutti, grazie di essere qua ancora ad ascoltarmi. Niente, era successa una cosa molto importante a quei tempi, perché ricevetti un messaggio dalla direzione Disney che ero stato invitato per una visione privata di un nuovo film. Allora, nel grande teatro degli studios, lavoravo già alla WED, lavoravo già alla WED Enterprises. Andai lì con mio fratello e c'era questo nuovo film, un film di fantascienza. Io mi aspettavo che fosse tipo 2001, Odissea nello spazio, invece era Star Wars, che era la prima mondiale che nessuno ancora aveva mai visto, tranne gli addetti ai lavori, era la Disney. E vedemmo questo film e ci impressionò chiaramente, Darth Vader, tutte queste cose così. Perciò è stata un'emozione. Poi con quello che è arrivato a essere Star Wars e tutte queste cose che adesso è Disney, doveva essere già Disney allora, però la Disney allora non era interessata e così viene fatto con la Fox. Oggi è proprietà Disney. E questa è stata una cosa molto bella perché eravamo in quattro a vedere il film, eravamo in poche persone, io, Claudio, altri designer in questo teatro enorme. Grande schermo, effetti sonori per quei tempi fantastici, era stata una grande emozione. La seconda cosa, invece, che è stata anche quella molto interessante, Carlo Rambaldi era a Los Angeles, aveva vinto il premio Oscar per King Kong, eravamo buoni amici, proprio amici amici, stavamo tutte le sere insieme. Abitava a fianco a Claudio, addirittura a Carlo gli ho pitturato la. Gli ho fatto gli effetti speciali antichizzati sui mobili, cioè ci si vedeva sempre. E lo presentai tramite il professor Nino Novarese, questo grande costumista, premio Oscar, Cleopatra. Andammo alla Disney, presentai Rambaldi alla Disney. Io ero ragazzino e avevo, allora non c'erano i computer per le presentazioni, avevo gli album di Carlo Rambaldi, girammo tutti gli studi, Rambaldi rimase impressionato, non più di tanto, perché lui era nel pieno del suo mestiere e poi non successe nulla perché non andò mai a lavorare per la Disney. Però è stata questa una bella cosa perché mi vedevo due premi Oscar davanti a me e dico, beh, vediamo, insomma. E andavo e parlavo col presidente della Disney, tutte queste cose molto belle. Poi tornai in Italia. Adesso volevo fare un breve cenno di cosa successe in Italia, no? Perché il mio ritorno, io difatti dalla conoscenza di Rambaldi fui molto influenzato, rimasi influenzato per gli effetti speciali, perché mi interessava fare questa cosa, queste esperienze, muovere mostri, fare volare cose così. E mi dedicai per quasi 2 anni, conobbi Giorgio Ferrari che si occupava dei giochi senza frontiere per la TV e lì realizzai alcuni effetti speciali per il film, poi ero diventato il re degli effetti speciali dei telecomunicati a Milano, no? Casa di produzione, loro impiegavano tanti soldi. Nel frattempo mio fratello, il maggiore, mi diede un dépliant, dice ho fatto un giro sul lago di Garda, ho visto che c'è questo parco, Gardaland, vallo a vedere. Io dico avevo visto un parchettino, dico va bene, misi il dépliant lì e rimase per un anno sulla mia scrivania. Poi un giorno decisi, telefonai a Gardaland, e chiesi di un responsabile, mi passarono Giorgio Tauber e io dissi che ero Valerio Mazzoli della Walt Disney di Los Angeles, che avevo lavorato alla Disney, che adesso era in Italia. Mi invitò subito, dice: Venga qua, dobbiamo incontrarci. Fissammo un appuntamento e il mio primo viaggio a Gardaland fu un po' buffo adesso, pensando, perché avevo una macchina sportiva, una Matra Baghera nuova, che avevo appena fatto il tagliando da un mese, ma non mi avevano messo a posto bene a cosa. Insomma, prima di arrivare a Gardaland, fermai la macchina col motore fuso in un distributore di benzina. Chiamai Gardaland, dico, guarda, ho la macchina rotta, se mi venite a prendere. Venne a prendere il vice direttore Ronzetti, Piero Ronzetti, e
e andai a Gardaland. Perciò il mio primo ingresso a Gardaland non arrivai trionfante, no? Arrivai così. Però ci fu subito un bel accordo, una bella cosa, no? Con Tauber aveva tante idee, voleva fare tante cose. Era circa l'81, a metà 81. E iniziai ad avere rapporti con Gardaland, studiare delle cose, mi venne affidato di fare il villaggio western, il saloon e queste cose, il villaggio degli indiani. Nel frattempo conobbi il presidente, Cesare Brentaroli, persona fantastica, un uomo molto aperto, molto dinamico, che mi prese a ben volere, perché io ero molto motivato, perché Gardaland, quello che trovai a Garda era questo piccolo parco, molto bello, verde, curato bene. Era veramente magico. Cioè, arrivavo dalla Disney, ma avevo trovato una cosa fantastica vederla. E vedevo, e c'era il materiale, c'era tanto da poter fare, no? Perché le persone che lo dirigevano, i proprietari, erano persone molto aperte, che volevano fare, avevano voglia di fare, avevano voglia di portare avanti delle novità. E iniziamo a lavorare. Perciò io lì ero a casa praticamente, perché mi diedero le chiavi degli uffici. Io andavo là negli uffici, sala riunioni, facevo, disfavo, c'era la piccola officina dove c'era il teatro dei delfini, il primo delfinario, che era molto piccolo, con Franco Carini, che diventammo amici perché lui mi vede con gli stivaletti da cowboy, perché avevo messo sui stivaletti da cowboy, allora gli era piaciuta questa cosa e gli rimasi simpatico, no? Perché mi aveva visto cowboy, mi aveva visto. E lì c'era questa officina con degli operai, dei bravi, degli artigiani, falegnami, meccanici e tutto. Era veramente una bella simbiosi. Mi trovavo molto bene, no? Lì a Gardaland, perché ero di casa. E c'è stato un momento che non mi ricordo per cosa avevano ritardato, qualcuno aveva sbagliato a fare un lavoro che io avevo preparato e così via. Allora mi arrabbiai, andai da Brentaroli, io me ne torno in America, no, lei dice, lei non va da nessuna parte, e mi fece la classica offerta che non si può rifiutare, mi fece una super offerta e dice, lei sta qua, anche se non lavora, lei è con noi, rimane qua e non si preoccupi. E ci sposammo in quel momento, perché diventa una cosa, ma non solo per i soldi questa cosa, perché mi trovavo bene. Poi purtroppo ci fu la tragedia che Brentaroli andarono dei delinquenti, dei banditi a casa, no? che fu assassinato, e fu una grande mancanza. Quando è morto Brentaroli subentrò Zaninelli, conobbi Flavio Zaninelli proprio al funerale. Io ero rimasto colpito da questa cosa, questo uomo giovane, dinamico, queste cose. Zaninelli dice, non si preoccupi, andiamo avanti, dove è rimasto tutto, dobbiamo fare così. Perciò io realizzai delle opere, il Castello di Dracula, ad esempio, che misi a posto una vecchia attrazione, la Cadimat, no? Era tutta di lamiera così, con una spesa mediocre, realizzai un'attrazione che allora era l'attrazione più importante a Gardaland, perché oltre al biglietto facevano pagare l'ingresso per questa attrazione, effetti speciali, mostri, avevo messo un sacco di cose, la gente si divertiva, c'erano le file dall'ingresso per entrare in questa attrazione, e ogni tanto si correva, avevo un assistente, io, un ragazzo, era il figlio del mio meccanico dell'auto, vedevo questo ragazzo sapeva saldare, l'avevo preso con me, avevo un piccolo laboratorio dove lavoravo, c'era poi il mio amico d'infanzia Giulio Ghedini, che è tuttora mio amico, che durante la settimana aveva il suo lavoro, era un tecnico della Olivetti, però il weekend veniva con me a lavorare, veniva a Garda, mi dava una mano, perciò avevo iniziato a mettere insieme le forze. Devo dire proprio che ho inventato questo lavoro in Italia, perché tranne due, Laino e Tamagnini, che realizzavano attrazioni, ma realizzavano più che altro le vetroresine per le giostre, per queste cose, non c'era il sapere di fare i robot, gli animatronici, di fare un certo tipo di lavoro. Io difatti iniziai a fare degli animatronici con le valvole, sistemi proporzionali, computer e così via. E pian piano la mia azienda si ingrandì e presi anche altri artigiani che lavoravano.
Gardaland era un periodo molto bello quello, perché era vergine, c'era tutto da fare, c'era tutto da sviluppare. E queste, man mano che si costruivano le cose, avevano sempre un grande successo. E mi chiesero di sviluppare. Io sviluppai, mi occupai di tutto a Gardaland. Sviluppai dal personaggio, la mascotte, che ho qua il primo prototipo, il drago prezzemolo, che presentai e divenne la mascotte di Gardaland, che è tuttora. È il drago prezzemolo, è un mio bambino. E difatti creai anche il primo prototipo. Questo è il primo prototipo fatto dalla FIBA, io feci la scultura, viene fatto il prototipo in gomma e questo era, me li sono preparati a vedere, questo era il prodotto finito che vendevano a Gardaland. Presentai il drago prezzemolo in TV, a Canale 5, ero amico di Mike Buongiorno io, perché mio figlio aveva fatto il valletto per anni da Mike Buongiorno, ero un buon amico. Allora presentai, dico portiamo il drago prezzemolo in trasmissione. Era Super Flash, mi sembra, e in quell'occasione anche fece arrivare, che allora non c'erano, dagli Stati Uniti i personaggi Disney. Realizzai una scenografia del castello di Drago Prezzemolo, si era messo a ballare con Mickey Mouse, Pippo, Paperino e tutte quelle, Pluto, tutte queste cose. Perciò il giorno dopo la trasmissione, dopo 2 giorni, Gardaland era piena di gente per vedere il drago prezzemolo e comprare magliette, comprare gadget e tutto. E lì ci fu la nascita della mascotte. In quel periodo anche mi occupai dell'immagine. Gardaland non aveva telecomunicati, non era conosciuta abbastanza regionalmente, no? Non era così un grosso nome. Allora produssi il primo telecomunicato, avevo fatto produzione, la storia, la regia, la produzione col cartone animato, il drago che volava dentro a Gardaland e presentava il parco. Ehi, dico a te, lo sapevi che a Peschiera del Garda c'è Gardaland, il più fantastico parco di divertimenti? Gardaland, il sogno di un bambino, andare a Gardaland. Corri subito, proverai il fascino della frontiera americana, dell'avventura nella giungla nera, o divertirti con i simpatici delfini. Se sei coraggioso, entra nel castello di Dracula. Ah, dimenticavo, i tuoi amici sono anche i nostri, portali, si divertiranno! Gardaland, la città dei divertimenti. Anche quello è un successo. Qui Sergio Feder mi regalò poi il cofanetto col film Tutta la storia di Gardaland, c'è il mio film e queste cose, un Natale, non mi ricordo che anno era, e c'era tutta la storia di Gardaland. Allora posso dire che ho partecipato alla storia di Gardaland, sono arrivato forse 7 anni, 7-8 anni dopo che era nata Gardaland, però era un parco piccolino, e iniziò a essere sviluppato molto molto in fretta. L'Africa, rinnovai tutta l'Africa, la parte dell'Africa la rinnovai dandole uno spirito più avventuroso, poi la svolta di fare il nuovo parco. Nel frattempo che io sistemavo, rifacevo delle cose nel parco esistente, iniziai a fare il progetto della zona nuova di Gardaland, realizzando disegni, realizzando un grosso plastico con un grande acquario, ci doveva essere, che poi venne fatto, ma oggi ci sono i problemi che sappiamo con i delfini, con queste cose, e c'era già il villaggio Tudor, l'Egitto, che poi c'era questa attrazione, perché ero andato in vacanza a Los Angeles a trovare mio fratello, che lui lavorava ancora a Disney, e gli dissi, sapeva che lavoravo per Gardaland, quello che stavo facendo, e gli dissi che avevo in mente un'attrazione che l'avevo già pensata per la Disney, per Epcot, sull'Egitto. Volevo fare una piramide, volevo fare una cosa molto particolare. Poi me ne ero tornato a casa e dico, voglio fare una cosa sull'Egitto. Allora siamo lì a pensarci, così venne fuori l'idea di fare la facciata di Abu Simbel, le 4 statue. E lì Claudio fece qualche schizzo, qualcosa, tornai in Italia, poi iniziai a svilupparlo, iniziai a pensare e lo misi nel plastico, nella presentazione. E lì nacque l'idea dell'Egitto. Allora piacque come idea e sviluppai inizialmente questa cosa nel plastico, creando la grande piazza con ingresso
dell'Egitto e così via. E questo fu l'inizio, l'Egitto fu la chiave che cambiò l'immagine di Gardaland, era una grossa attrazione, venne anche la Disney a vederla, venivano da tutte le parti del mondo a vedere questa attrazione, perché cambiò veramente la storia. Il mio periodo di Gardaland, prima fase, nel senso che c'erano piccoli interventi, non c'erano ancora dei grandi interventi, durò circa tre anni e mezzo. Poi Claudio rientrò dagli Stati Uniti e iniziò a fare il suo lavoro di illustratore, aveva deciso di tornare a casa. E allora io gli proposi, dico, vuoi, mettiamoci insieme, dico, sto lavorando, andavo bene, avevo un bel cliente, con Gardaland veramente andavo molto bene. E allora lì nacque la Mazzoli Production, perché era prima Valerio Mazzoli Production, eliminammo il Valerio, venne fuori Mazzoli Production. E lì iniziamo poi a fare ancora i lavori con il mio piccolo studio che avevo. Avevo un seminterrato più qualche capannoncino affittato fuori. E iniziamo a fare la galleria. Il primo lavoro che facemmo io e Claudio insieme fu la galleria del Drago Prezzemolo, che sostituiva la galleria dei Sette Nani, e lì la creazione di tutti questi personaggi, che tutt'oggi è ancora successo, perché esiste, diciamo che hanno fatto bene Gardaland a tenere certe cose ancora le classiche, che sono quelle che hanno fatto il parco. Poi piano piano ci siamo sempre più sviluppati, abbiamo fatto un'azienda più grossa e abbiamo iniziato a fare altri lavori. Quello che ci siamo dedicati poi è stato l'Egitto. L'Egitto che abbiamo impiegato più di 2 anni per realizzarlo. Prima dell'Egitto avevamo già fatto il ristorante di Aladino, che anche lì un bel lavoro, era un grosso self-service, però abbiamo cercato, lì addirittura avevo sponsorizzato io, avevo trovato lo sponsor, perché ero andato alla Coca-Cola e alla Pepsi-Cola, che avevo delle conoscenze, mi ero interessato a Milano, e la Coca-Cola sponsorizzò il ristorante di Aladino. Insomma, mi interessavo un po' di tutto, io non è che ero solo, ero dentro con la società, difatti con i tre soci, poi Flavio Zaninelli, Cesare Pelucchi e Angelo Giambenini, girai il mondo. Andammo in giro perché io parlavo l'inglese, loro no, e avevamo girato i parchi, andavamo da tutte le parti. E sono stati viaggi fantastici, ci faceva anche un sacco di ridere perché erano persone molto care, simpatiche. Cesare Pelucchi, ci sentiamo spesso ancora, è una persona di grande sensibilità, che portarono avanti il parco in maniera molto più professionale di quello che era prima, no? Perché era iniziato così, quasi come un gioco, erano tutti imprenditori che si erano messi a fare questa cosa per hobby quasi, no? Oggi vabbè, Gardaland è uno dei parchi più importanti al mondo, ma è stata una grande esperienza. Avevo collaborato anche per gli spettacoli col Mago Fernando, dentro, nel teatro. Ero veramente a casa. Oggi è difficile, no? Perché è una grande azienda, è manager, ci sono tutte queste cose. Allora però c'era lo spirito per far nascere una grande cosa. Io avevo promesso, difatti, quando vedi il parco, dico, farò diventare questo parco il più importante d'Europa. E in parte ci sono riuscito, perché prima che arrivasse Disneyland, a parte i parchi come Europa Park, che è molto grande, molto bello, è un grande parco, però Gardaland, insomma, oggi è una grande realtà. Ci possiamo fermare qui, perché poi sulla prossima puntata ti chiederò di parlarci poi nello specifico di quello che è stato sempre il lavoro sulla Valle dei Re, anche con alcuni dettagli magari sulle difficoltà o su questioni tecniche, perché è un dietro le quinte di cui è difficile trovare traccia in altre situazioni. E rimanendo nell'ambito del tuo lavoro in coppia con tuo fratello Claudio, i passaggi successivi che hanno più portato a tutta una serie di altre attrazioni nuove o di altre implementazioni, quello che, come tu stesso hai ricordato, era in quel momento alla pari, forse anche superiore a Europa Park, che già allora
stava facendo una crescita esponenziale. Ricordo la prima visita è stata nel 91 per me a Europa Park, e facendo chiaramente il confronto, in questo caso Europa Park ne usciva perdente. Poi le cose si sono evolute, c'è stata tutta una serie di opportunità che Europa Park, forte di una serie di caratteristiche peculiari, l'ha portato a essere oggi il numero due per tanti, anche il numero uno in Europa. Però Gardaland ha poi continuato la sua evoluzione anche grazie a te e a tuo fratello. Di questo parleremo appunto nella prossima puntata. Ci hai dato un ulteriore assaggio di una storia entusiasmante e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie ancora. Perfetto. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti.